Bene, Luca, tutto a posto? Tutto bene, benissimo. Proietti fortissimo. Ah, buonasera. Lei ha avuto, è sposato? Sì, come no. Ha avuto ragazzi, diciamo così, nella sua vita? Come no. Ah, ah, ah. Sì, lo confesso. Piaceva, insomma, eh? Come? Piaceva alle donne. E beh, ma ci sono degli uomini che non piacciono. Lei piace molto alle donne, lo so. Buonasera. Oh, buonasera. Allora, anche lei piace molto alle donne. Però devo dire una cosa, che lei è un papà ordinario. È un papà premuroso, dolce, sì, un po' severo. Lei è andato nel 1951 in Argentina. E dopo poco tempo che stava in Argentina, si è innamorato di una compagna e ha avuto tre figlioli. La prima figliola si chiama Delia. No, non è vero. Ah, non è vero. Antonio Ferrante? Buonasera. Venga qua. Venga con me. Buonasera. Allora è lei. Ah sì, ha avuto questa bambina Delia. Sì. E lei piaceva molto alle donne in Argentina. Vabbè, lei ha sempre fatto il muratore. Sì, sì. Giusto? Però, come dire, era un uomo molto allegro. Sì, sempre. Quando è nato Tony, il suo secondo figliolo, sì, poi Miguel Angel, sì, li portava a pescare. Sì. Insomma, passava il tempo con i suoi figlioli, sì, in maniera... moglie, compagna, le cose andavano un po' così così. Sì. Perché lei nel 1969 è venuto in Italia. Sì. Lei è di Cetraro, di in provincia Cetraro, di Cosenza. Sì, di Cosenza. Si accomodi qua vicino a me. E quindi, facendo questo viaggio in Italia, ha riscoperto il suo paese, è tornato in Argentina e ha cominciato a dire alla sua compagna: voglio tornare in Italia, devi venire con me, i figlioli pure. E lei non voleva venire. E quindi si è allontanato da casa, sempre ha mantenuto i suoi figli, però il rapporto con questa, sì, compagna non funzionava. Nel 1976, anzi, c'è una cosa molto carina che io posseggo, una fotografia dove lei tiene i suoi bambini sulle mani, sì, in bilico. Adesso la vediamo subito nello schermo. Sì. Come faceva? Guardi, guardi che meraviglia! Ma come faceva a tenere un bimbo così? Ma non aveva paura che cadesse? Già erano allenati loro. Sì, perché lei li ha allenati all'equilibrio appena nati proprio. E quindi lei si allontana da casa, però dopo un po' di tempo il suo figlio Tony, già cresciuto, già adulto, ha dei problemi e lei dice: vieni in quest'altra città, vieni a vivere con me, con tua moglie, con i tuoi figli, che ci penso io a te. Sì. Quindi con i suoi figlioli era un rapporto bellissimo. Bellissimo. A un certo momento nel 76 lei parte. Voi dovete sapere che in Argentina italiano si dice Tano. Tano? E sono, sì, andati due camioncini pieni di persone, tutte le sue... amanti, non diciamo, insomma, come si può dire, tutte amici, le sue donne, amiche, tutte le amiche, la famiglia, sì, è riuscito a riunire tutte queste donne, tutte insieme, che l'accompagnava, ciao Tano, e lei è partito. Lei, sì. Nel 77 si è sposato con Rosa qui in Italia, sì, e ha avuto due figli che sono Isabella, sì, ed Andrea. Andrea. Però, partendo, ha avuto un, come dire, un grande vuoto, sì, che appunto è stata la mancanza di questi suoi tre figlioli. Sì. Nel 77 Delia, che è la più, ha la personalità, sì, più forte, la cerca perché purtroppo perde un bimbo e ha bisogno di suo padre. Lei, sì, a questo punto le sta vicino e anzi qualche anno dopo tutta la famiglia Ferrante le compra un biglietto e Delia finalmente riabbraccia in suo Argentina, papà. Sì. È venuta qua in Italia. Esatto, sì, dall'Argentina. Tony è sempre rimasto là. Sì. L'unico figliolo che praticamente ha sentito la mancanza del rapporto col suo papà è Miguel Angel, è il più piccolino. Sì. E gli è mancato molto lei a Miguel Angel, sì, perché se n'è andato che era adolescente, sì, lui era un era, ragazzo era sensibile, sì, sì, fragile e aveva bisogno del suo papà. Sì. Ma secondo lei Miguel Angel si è rassegnato oramai a avere un rapporto col papà
Oppure spera ancora? No, però sì, io chiedo che spera todavía di incontrarci. Lei spera ancora di incontrarlo? E forse anche di ricostruire questo rapporto? Sì, sì, sì. Perché sì. Non è mai troppo tardi babbo e figlio, vero? No, e infatti dopo 26 anni dall'Argentina, Miguel Ángel è qui!